Sandro Scipioni, lo sai che dopo essersi pagati il grosso opuscolo di ciò che non hanno fatto, quelli dell'amministrazione Cartechini hanno deciso, con delibera di giunta, di spendere di pubblico denaro 11.000 euro a carico dell'esercizio provvisorio 2022. Li hanno dati al Centro Socioculturale e Ricreativo Monsignor Vita per un concerto in piazza del 3 giugno del People's Equal Disco DJ Party. Il sindaco Paolo Cartechini, il vice sindaco e candidato sindaco Manuele Pierantoni, gli assessori Francesco Andreozzi e Monica Sagretti hanno firmato la delibera. Spendono soldi dei cittadini per farsi propaganda elettorale. Panem et circenses, dicevano i romani. Se questi amministratori non hanno dato il panem, il pane ai cittadini, salvo a un assessore inesistente, danno almeno i giochi. Si dicono, chissà se il popolo bove se la beve ancora la storiella che siamo capaci di governare. Adesso capisco perché il consigliere Mauro Vecchietti se n'è andato. Come poteva una mente onesta, colta e capace come la sua rimanere indifferente alle azioni di questa amministrazione ignorante, ossia che ignora le cose, che spende soldi e inganna il popolo? Bene, Sandro Scipioni, adesso a te la sfida. Ho ascoltato il tuo comizio da tribuno della plebe a Passo del Bidollo col Bucaro contro l'immobilismo di 20 anni, come sostieni, a discapito dei cittadini di Corridonia. Bene, davvero, da vecchio socialista, metteremo la luce nei campi. Scherzo. Però adesso mi attendo che tu prenda posizione su questo aspetto morale del Partito Democratico che ci sta ancora governando, forse sgovernando. Ti chiedo, sei capace di farlo? Oppure sei solo capace di dare sogni da tribuno della plebe? Guarda che non scherzo. Io sto parlando come sostenitore della lista di Giuliana Giampaoli e del centrodestra. Se non intervieni pure tu su questo scandalo politico degli 11.000 euro, dopo quello di aver pagato con logica clientelare e per troppo tempo un assessore che era totalmente assente e quindi non operante, mentre ci sono famiglie a Corridonia che sono in regime di povertà e alle quali il comune non dà niente. Quindi se non intervieni anche tu su questo scandalo degli 11.000 euro con un filmato pubblicato su Facebook con la tua faccia e la tua voce, significa che anche tu, Sandro Scipioni, sei uno che parla al vento, uno di quelli che dicono metteremo la luce nei campi, come si diceva quando io ero ragazzo e la sentivo sta roba, era una battuta. Però devi avere il coraggio di dirle certe cose. Ce lo hai questo coraggio? Oppure fai il tribuno della plebe parlando di tutto lo scibile umano e di quello che manca? Mancava una sola cosa, che tu dicessi a Colbucaro, anzi a Passo del Bidollo, in quella concione che ti prende il cuore. Mi ha fatto vibrare, onestamente.
metteremo una teleferica da col bucchero alto a piazza di Corridoni, qui a Corridonia, in modo che i cittadini potranno prendere, andare a prendere il caffè nel caffè di piazza di Corridonia. Che dici? Va bene, sto scherzando, però adesso voglio vedere che cosa dici su sta faccenda degli 11.000 euro. Se sei capace, se hai il coraggio di dire qualcosa pubblicamente, oppure non ce l'hai. Tutto qui.